amici lettori del blog L'Ora del Libro e ciao a tutti voi amici lettori della rete. Allora, oggi Anita Book non vi recensisce alcun romanzo, proprio come due puntate fa, perché voglio cimentarmi nel mio primo video di risposta. Ebbene sì, a chi rispondiamo? Rispondiamo a Federica Frezza, che sicuramente tutti quanti conoscerete, perché ha un canale su YouTube, Federica Bluebeam. Legge non solo in italiano, ma anche e soprattutto in lingua, ha una dialettica straordinaria e invidiabile. È simpaticissima. Ogni volta guardare un suo video significa scoprire tanti nuovi autori che magari sono arrivati in Italia, ma sono rimasti nell'ombra e quindi è bene rivalutare, oppure autori che ancora sono inediti in Italia e che quindi sarebbe carino e piacevole conoscere attraverso una lettura originale in lingua. Dà davvero degli ottimi consigli, perciò colgo l'occasione per complimentarmi con te Federica a voce e per salutarti direttamente. Ciao Federica, ciao ciao! Dunque, nel suo ultimo video, che ha intitolato Idiosincrasie di lettori compulsivi o di un lettore compulsivo, Federica ha proposto a tutti noi, a tutti i lettori interessati, di condividere in un video le proprie fisime da lettore. Io ho voluto provare a risponderle a mio modo e voglio cominciare da una questione che mi è molto a cuore e che sicuramente sarà a cuore di tanti altri lettori, e che è la questione dei prezzi. Ok, a prescindere dal fatto che ultimamente abbiano subito un aumento radicale, c'è un dettaglio che proprio non riesco a digerire, che proprio non mi scende, ed è quello dei centesimi. È caduta una busta. Ed è quello dei centesimi. Ok, magari saranno ossessioni, stupide ossessioni, però trovo davvero queste strategie di mercato inefficaci e oserei dire ridicole. Per esempio, questo romanzo qui, che è Morton, una lontana follia, viene a costarmi 18,90 euro. Ora mi spiegate quei 90 centesimi a cosa dovrebbero servire? Perché quando vado in cassa e porto il libro alla commessa e do in contanti 20 euro, di resto mi viene dato un euro, soltanto un euro, quindi alla fine è come se il libro mi venisse a costare 19 euro. Perciò, care case editrici, è inutile illudere il lettore di comprare un libro che sfiora ma molto da lontano le 20 euro, perché 18,90 euro sono 19, che sono parenti di 20. Poi un'altra cosa che riguarda le librerie, il luogo librerie. Tante volte mi accorgo, facendo il solito giro di ricognizione, di trovare libri che appartengono ad un determinato genere letterario nello scaffale di un altro determinato genere letterario, che è in poche parole all'estremo opposto di quel libro. Ed è un grave errore, secondo me, perché primo il cliente deve sempre avere un servizio onesto e corretto. A maggior ragione un cliente lettore che magari si avvicina, si dirige a passo spedito verso lo scaffale del suo genere letterario prediletto, sceglie un libro conquistato anche, può succedere, dalla copertina, senza prendersi la briga di andare a leggere il retro, di andare a spulciare tra le pagine o di andare a capirne qualcosa, comprarlo, tornare a casa e rendersi conto di aver preso un libro di tutt'altro genere e che proprio non riesce ad appagarlo, non riesce a soddisfarlo. È un grave errore e il lettore ha questa sensazione di essere stato truffato interiormente dentro, perciò è un'operazione semplicissima quella di catalogare i romanzi. Il commesso dovrebbe smistarli o andando a visitare siti internet e librerie virtuali e quindi aggiornandosi sulla classifica dei libri o vedere in quale categoria sono stati inseriti, oppure, cosa ancora più immediata e più lampante, è il libro stesso ad aiutare il commesso, perché c'è la copertina che fa tanto,
anche se ultimamente non posso negare di aver visto copertine molto, molto simili per libri paradossalmente di genere diverso. C'è il titolo, c'è l'autore che magari ha già conquistato una certa nomea e quindi viene già identificato come un autore cult di quel genere letterario. Oppure c'è il trafiletto sul retro, c'è il sunto della trama, c'è il commento della critica, c'è anche il risvolto di copertina quando non si tratta di libri in versione tascabile, in versione brossurata. Insomma, ci sono tanti indizi che saltano subito all'occhio che possono far capire al commesso dove va sistemato quel romanzo. Quando entro in libreria e mi capita di imbattermi in situazioni del genere, non resisto, è più forte di me, quindi prendo quel libro quando vedo che i commessi sono impegnati in altro, prendo quel libro e lo sposto e vado a posizionarlo nello scaffale che gli spetta. Non mi piace quando leggo come leggo, non mi piace violentare il romanzo. Lo so che è un'espressione brutale e forte, però secondo me rende molto il concetto, rende chiara l'idea. Intendo questo tipo di violenza. Lo so, state soffrendo con me. Quando un libro ti prende tanto, quando un libro ti permette di ritrovarti anche nelle pagine, nella storia che stai leggendo, abbandoni un po' le tue pratiche così zelanti di cura domestica di un libro, si può dire. E quindi puoi anche trasgredire alcune regole essenziali e provocare questo spettacolo che è proprio antiestetico ed è orribile. Scanalature verticali. Alcune profonde, altre meno, sul dorso del libro. E si crea anche una sorta di avvallamento. Vedete? A me non piacciono, proprio non riesco a sopportarle, però dall'altra parte, proprio in questi giorni ci riflettevo, contraddistinguono i romanzi che ho vissuto, consumato e ho amato in maniera particolare. Ed è un bene, è una bella cosa, insomma. E poi l'attenzione raddoppia nei confronti del libro quando me ne rendo conto, quando è in versione tascabile, quindi in copertina morbida, che sono le edizioni che io apprezzo di più. Un'altra cosa che mi piace fare quando leggo è sottolineare. Sottolineo con una matita, ma cerco di non sfregiare la pagina, quindi è un tratto leggerissimo, un tratto fantasma, diciamo così, perché deve essere quasi invisibile, lo deve percepire solo l'occhio di chi ha lasciato quel tratto. Sì, lo deve riconoscere solo il lettore che è proprietario di quel tratto, di quella sottolineatura. E che cosa vado a sottolineare? Vado a sottolineare dei momenti, delle fasi del romanzo salienti, o che mi hanno scosso nel profondo, che mi hanno marchiata. Come che hanno inscatolato dentro la mia memoria dei ricordi o che hanno risvegliato dei ricordi legati alla mia vita, legati al mio essere e che quindi ho bisogno di incorniciare, di rendere evidenti, più evidenti del resto della storia. È come il pensatoio di Silente in Harry Potter. Lì ci vanno tutti i pensieri, ognuno può sfilarseli dalla testa. Quindi io, quando leggo un passaggio, quando trovo un passaggio particolarmente vivo, sfilo il pensiero che mi passa per la testa e lo annoto nel punto bianco. Sì. Ah, le pagine! Oh, una cosa. Sì, ecco, stavo per dimenticarmene. Le pagine. C'è un tipo di carta utilizzata per la stampa dei libri che adoro. Volevo mostrarvi, ecco, le due tipologie, quelle più comuni. La prima, per esempio, le pagine sono
piuttosto spesse. Vedete, hanno al tatto una consistenza molto ruvida, quasi granulosa. Ok? Vado matta. Amo quest'altro tipo di carta. Per esempio. Guardate. È sottilissima, sembra quasi filigrana, anzi pergamena. È anche trasparente, in controluce. Io l'adoro. Sì, questo è decisamente il tipo di carta che adoro. Non lo so perché, perché è tutto più elastico, è come se la storia si muovesse tra le mani. Non lo so. E poi mi piace tantissimo inalare l'odore della carta. Per esempio c'è l'edizione di Harry Potter che ho io della carta filosofale, che è questa qui, e hanno queste pagine un odore bellissimo, un odore di antichità. Credo che diventerà una reliquia questo libro. Perciò le pagine erano un'altra cosa importante. Poi un'altra cosa importante, vabbè, io sono molto gelosa, molto possessiva, ma ammetto anche di esserlo diventata con il trascorrere del tempo sempre di più, perché ho subito traumi che mi hanno segnata profondamente. Io prima prestavo, ero solita, e lo facevo con molto piacere, prestare i miei libri, ma purtroppo non mi venivano mai restituiti e quindi ero costretta a ricomprarmeli. Io caratterialmente sono una tipa introversa, non mi piace insistere, non mi piace essere invadente, anche se si trattava di qualcosa che mi apparteneva e che era mio legittimo diritto rivendicare, quindi non ho mai chiesto i miei romanzi indietro, se non una volta, ma quando mi sono resa conto che questa persona aveva assunto un atteggiamento di totale indifferenza, di totale insensibilità nei miei confronti e nei confronti dei miei libri, allora ho preso una decisione drastica. Io mi sono detta: Anita, tu non presterai più libri. Poi c'è un'altra cosa che mi assilla ed è costituita dai segnalibri. Prima non ero così appassionata di segnalibri, cioè non mi preoccupavo tipo che avessero una forma particolare o che fossero fatti in un certo modo, per esempio che avessero una manifattura artigianale, no, semplicemente quando mi capitava di trovarne o in giro, addirittura prima utilizzavo i santini come segnalibri, però qualcuno tuttora lo utilizzo, però poi è successo che è scoppiata in me la mania per i segnalibri. Ecco, questi sì, li presto ancora quando per esempio mi ritrovo i doppioni, li presto ancora con piacere, perché non mi costa nulla. Amo tanto fare regali libreschi, proprio tanto, e forse mi piace più regalarli che comprarli. Insomma, ho maturato una certa idea, sono entrata anche nell'ottica del risparmio quando si tratta di comprare i libri, o comunque almeno di finire prima quelli che ho a casa ancora da leggere e poi ecco di farne entrare di nuovi. Mi raccomando ragazzi, non smettete mai, non vergognatevi mai di essere lettori, anzi uscite fuori, perché dobbiamo ripopolare questo mondo che, e ricolorarlo, questo mondo che ha bisogno di energie di questo tipo. Perciò saluto di nuovo Federica, ciao Federica, grazie per l'opportunità, e saluto tutti voi lettori del mondo. Ciao ciao! Ciao!